Viva Italia il popolo! Viva! 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 Viva Italia il popolo! Viva! Viva! Viva Italia il popolo! Viva! 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 Va, va. Madonna e messeri, benvenuti alla piantumazione del maggio! Come ogni anno, mentre al primo maggio si taglia una pianta e si porta in piazza, prima di tagliarne una bisogna piantarne un'altra. Perché sennò fra anni non ci troveremo più le piante. Quindi da un po' di tempo abbiamo preso l'usanza e la tradizione di ripiantare una pianta, in modo che la tradizione del maggio possa proseguire per altre almeno 38 volte, visto che questa è la 38esima edizione della rievocazione storica. Tutto pronto per la 38esima edizione delle Idi di Maggio? Tutto prontissimo. Ebbene, 38 anni di rievocazione storica, sempre un bellissimo appuntamento, un grande impegno da parte della Proloco. Comunque inizieremo con il primo maggio, poi potete trovare i volantini con il gran galà dei rioni, la presentazione dei personaggi e la festa nella piazza. Poi proseguiremo con il sabato successivo con Maggiando e il venerdì la cena medievale e poi la settimana successiva il weekend di chiusura con la serata di Receptum e la grande domenica di sagra medievale in tutto il paese, con l'intervento di diversi gruppi ospiti, sia giullari che musici, e sarà credo una bellissima festa come sempre. Un grazie profondo a tutti i collaboratori che ci hanno aiutato e continuano ad aiutarci in tutti questi anni, malgrado il grande fardello che i nuovi regolamenti, la circolare Gabrielli, tutto questo che ci impone di lavorare sempre di più, ma cerchiamo di dare del nostro meglio per fare come sempre una grandissima edizione. Oggi sono stati ricordati anche due componenti della Proloco che sono scomparsi. Sì, purtroppo ci sono anche dei momenti tristi nella vita delle associazioni, questo è uno di quelli. Abbiamo dei grandi amici che ogni tanto ci lasciano, ma sono sempre con noi. Quali sono le novità di questa edizione? Ma sostanzialmente il palinsesto è quello. Abbiamo ripristinato un'usanza che era quella di non concentrare tutta la manifestazione nel paese, nelle due piazze principali, ma abbiamo ripristinato il gran galà dei rioni e quindi il giro che andiamo fisicamente nei quattro punti centrali dei rioni. E chiaramente è un pochino più faticoso per i partecipanti, ma ha l'obiettivo di coinvolgere di più proprio tutte le contrade del paese. E poi sostanzialmente una cosa un po' sperimentale, ma che vorremmo vedere, è il primo maggio, la sera, dove alla fine sarà in modo conviviale consumata la cena nella piazza sotto il maggio, ma dove noi daremo solo il posto a sedere e sarà aperta una taverna solo per il vino e quant'altro, ma ognuno consumerà a cena quello che vorrà portarsi da casa e da condividere tutti quanti insieme. Per il resto della manifestazione gli appuntamenti hanno più o meno la stessa struttura, sono leggermente cambiati i gruppi che interverranno e cerchiamo sempre di fare un mix che accontenti tutti e rispetti quello che è
le necessità di una rievocazione storica. Chiaramente siete tutti fortemente invitati a venire ad Oglianico, a questa che ci sottolineiamo dire è una rievocazione storica, dove qui non vedrete la rappresentazione dei personaggi, ma qui i personaggi rivivranno. La rievocazione vuol dire far rivivere i personaggi storici ed è quello che noi cercheremo veramente di fare nei giorni di tutta la sagra medievale. Let's go.